Un outfit on the day di Stefano perché sei troppo carino. Che hai oggi, Stefano? Un giubbino? Sì. Ma è di pelle questo Sì, giubbino? di perdere. Ma è di tanti anni fa, è vero? Tanti anni fa, 8 anni fa. 8 anni fa, ma è veramente carino. E poi c'è una magliettina blu o Sì, nera? nera. E jeans? No, è corduroy. Ah, pantaloni di velluto a coste. E poi queste scarpine fantastiche È tutto vecchio. che Stefan ha da 1 miliardo di anni. Sì. E lo zainetto, Stefan? Von 2006? Sì, dal 2006. E il rucksack, Stefan? È anche tutto vecchio. E quando Stefan ha questo rucksack, che significa? Significa Ikea, einkaufen. che... Dimmi in italiano. Fare la spesa. Yeah, E Stefano poi... va a fare la spesa. Quando vedete Stefano con questo zainetto, significa che sta andando a fare la spesa. E allora si va a fare la spesa. Ciao! Ciao. Ta-da! E adesso siamo Ta-da. tornati Sì. e lo è comparso un mazzetto di fiori. Stefano ha comprato dei Ho fiorellini. anche regnet. E pioveva. Infatti, se io mi avvicino, si può vedere dagli occhiali di Stefano che sono tutti belli bagnati. Ci sono tutte le goccioline dentro gli occhiali di Stefan. E Stefan, che fiorellini hai comprato? Moonblooming. Via, papaveri, Papaveri. che non sono Lo ancora sai? nati. Che i papaveri? Papaveri? Sono alti, alti, alti. È vero? Sì. E Non sei piccolina, sei nata io? paperina. Io, che cosa ci vuoi fare? Un tulpo. E tulipani. Perché siamo un pochino olandesi. E poi lo zainetto adesso è tutto pieno. Ok, andiamo a svuotare lo zainetto. Ciao! Ciao. E allora questa è la spesa of the day, o meglio una parte della spesa of the day, perché poi più tardi esco e vado a comprare il resto. Adesso pioveva troppo, quindi siamo tornati a casa. Questa parte della spesa è stata fatta al mercato rionale, quindi si tratta di tutte cose freschissime e fatte qui intorno. Abbiamo comprato prima di tutto 6 uova, appena fatte dalla gallinella, 6 uova nuove nuove. Poi abbiamo preso un pane con rosinen, un pane dolce con rosinen, che è un sacco carino, infatti questo vorrei veramente provarlo al più presto. Poi abbiamo preso la... Tote Trauben, sì, Stefan dice uve morte in tedesco, ma non si dice così in tedesco. Poi abbiamo preso una confettura, qui un Brotaufstrich, ossia un spread in americano, una cosa da spalmare sul pane che è fatta da Himbeeren e rabarbero, ossia rabarbaro e lamponi. E anche questa è stata fatta dagli stessi signori che hanno la fattoria dove ci sono le gallinelle. E poi questo è un Sauerrahm Butte, ossia burro fatto dal rahm acido, dalla panna acida. E poi c'è una formaggetta, qui mi piace chiamarla formaggetta, mi è uscito così, non ho mai detto formaggetta in vita mia, ma adesso mi è uscito così, che è di capra, giustamente, anche lei è stata fatta qui nei dintorni. E poi c'è un formaggio fresco, questa è l'unica cosa, è l'unico tipo di formaggio fresco che io abbia mai visto in Germania, somiglia molto al quark e somiglia, ahimè, assai poco a cose tipo ricotta, giuncata, queste cose qui. È la prima volta che lo assaggio perché questo è un tipo di ricerca che sto facendo in questo periodo, perciò se l'ho incominciato a farla recentemente, di conseguenza non ho ancora assaggiato questo tipo di formaggio, che è l'unico tipo di formaggio fresco. Vediamo come reagisco io in combinazione con il formaggio fresco tedesco. Poi siamo passati dal signore italiano e dal signore italiano, siccome Stefan si è fissato, abbiamo dovuto comprare un'intera confezione di crodini, no? Perché Stefano si trova nel suo periodo crodino, come possono testimoniare qui queste bottigliette qui dietro. Poi abbiamo preso questa cosa
che a voi non dice niente, a me l'odore di questa cosa dice molto perché qui dentro ci sono 6 fette di mortadella. E poi ci sono 2 tiramisù fatte dalla moglie del signore italiano. E poi c'è un bitterino perché bisogna provare il bitterino, no? Se uno diventa un ossessionato del crudino, bisogna anche provare il bitterino, direi. Ti sembra? Giusto, Stefano? Qui c'è scritto Pazzarelli, prodotti G Pazzarelli e poi che c'è scritto Cingoli. Sta facendo buissimo, si sta facendo notte tutto all'improvviso, come al solito la notte mi cade addosso e niente, quindi questo è tutto per quanto riguarda la spesa of the day. Dopo arriva l'altra spesa però, penso. E va bene, non ce l'abbiamo fatta, abbiamo acceso la luce. Perché io stavo per uscire di nuovo per andare a comprare i broccoli, ma poi ho avuto la malaugurata idea, volevo assaggiare questo formaggio fresco No, e non appena l'ho buonissimo. assaggiato, È buono. sì, è buonissimo, è paradisiaco, questo è il formaggio dei contadini. Da oggi in poi, Stefan, tutti i giorni della settimana quando c'è il mercato dei contadini si corre a comprare il formaggio fresco dei contadini. Il sapore è abbastanza di giuncata. Ma è molto più fest, è molto più stiff, è molto più, come si dirà in italiano, fest, stiff? Stefano, mi aiuti, come si dice stiff e fest in italiano? È molto più compatto, ma Ma lo compatto solido? solido, solido. Non mi hai aiutato, ma io mi sono aiutata, grazie a te, quindi grazie lo stesso. Poi Stefano sta avendo la sua fetta di formaggio con questo pane, qui con il coso, il tipico pane vasa, folcorn integrale, ecco la mortadella, giustamente. E quindi io Qualcosa sto per me. aspettando che si tosti il pane di spelta, il pane di come si chiama? Scusa, ti metto un attimo sopra il crudino, metto la fotocamera sopra i tiramisù, sopra i 2 pacchettini di tiramisù. Io non mi sono neanche tolta, eccolo qui. Io mangerò. Anche Anche tu vuoi questo? io. Io Perché mangerò questo pane, ma questo pane è più buono con che è il pane di farro integrale, ovviamente. Valentina va a farro, veramente. Valentina va particolarmente. Affaro? Sì, io vado particolarmente d'accordo con il farro, con il miglio, cioè il miglio Non ci sei guarisce. otto in Portogallo. Che? Affaro. Farro, Stefan, con una R sola. Quella è in Portogallo. In Portogallo. I'm not in Portugal. Oh, jetzt haben wir noch Adesso vogliamo vedere. hausgemachte Butter vom Bauern. Ah, yeah, è vero, abbiamo anche il burro fatto a mano dai contadini, il burro di sauerrahm, il burro di panna acida. Che bello che è. Stefan, quindi con questo burro io posso fare il ghee? Perché io mi sono fissata che devo fare il ghee, no? Perché lo sai il ghee che cos'è? Eh? Stefano? Abbiamo perso il contatto con Stefano. Bene. È il Io burro. mi sono fissata da un È il po' di burro. tempo che voglio fare il Scusa. burro. E quindi voglio fare il burro e voglio fare il ghee. Perché il ghee lo posso usare per farci tante cose. Invece il burro, siccome ha ancora le proteine, lo posso usare però fino a un certo punto. Io non sono una grande consumatrice di burro, però. F G H. Che è? Che cos'è FGH? Ja, du hast mich gefragt, ob ich weiß, was G ist. No, ghee è una cosa, Stefano, non ti preoccupare. Vabbè, questo fragmento di video è finito perché io ho fame. Ciao! Ecco, Stefano ha aperto finalmente il crudino. E adesso è sera. Stefano è andato giù un momentino, ma torna subito. E ci stiamo apprestando a fare ancora una volta cavoletti, no, cavoletti, come diavolo si chiamano? Broccoli. Insieme ai broccoli, la quinoa abbiamo già messo a fare dentro la pentola per il riso. È stato un po' difficile trovarla perché sembra che ci sia non lo so, sembra esaurita un po' dappertutto, in tutti i negozi non si trova più mica tanto. E poi già che c'ero, ho preso questo è un doccia gel della Zante,
granatapfel e non mi ricordo come si chiama. E se non mangio non recupero le energie. Vabbè. Stefan, stava dicendo in questo momento. Ciao Stefan. Sì. Che è bellissimo il colore dei broccoli mentre li stiamo dampfgarerando, mentre li stiamo stimando. Come si dice? Mentre li stiamo cuocendo a vapore. È un colore bellissimo, però Stefan, chiudi. Ti posso fare una domanda, Stefan? Ma che diavolo è questa bottiglietta Ma questo? che è qui da giorni? Questo è un... È per lavare la... Sulle macchine lavatrici. Ah, è per lavare la lavastoviglie. Sì. No, Ah, non è per lavare i piatti, ma è per lavare la no, 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 no. lavastoviglie. Questo va dentro la macchinina. Senza piatti. Sì, senza piatti e lava lavastoviglie. Fantastico. In tutti questi giorni, sai che ho pensato? Ho pensato che questo era una cosa che tu usi per dipingere. No, ah, ma si sente che marcobia. Oddio, Kinhoa è pronto! Si è accesa la lucetta che dice warm, warm. Quando è tutto cotto si spegne la lucetta che dice cook e si accende la lucetta che dice warm. Perché questa Stefana ha una pentolotta cinese per il riso che ha la funzione di tenere in caldo. La pietanza, mentre invece io non ce l'ho. La pentolotta per il riso che ho a casa mia, quando è tutto cotto, basta, è tutto cotto, fine del gioco. E questa è la Kinhua. Ha un profumo stupendo. Mamma mia, quanto è buono il profumo della Kinhua! È un pochino come il profumo delle noci, è vero? No, un pochino. È un pochino come Valnus. Abbiamo, non so, con le Io abbiamo anche ceci. E praticamente ci siamo un po' fissati su questo piatto. Broccoli, ceci e amaranto, oppure quinoa, oppure miglio. E pecorino. Stefano, è la borsa dell'acqua calda che ci facciamo? Ja, das ist, falls das mit dem Kochen nicht funktioniert, braucht man das, um es sich auf den Bauch zu legen. Ja, se non funziona, se nel cucinare abbiamo sbagliato qualche passaggio. Dopo mangiato possiamo sempre metterci una borsa dell'acqua calda Ah, sulla pancia. yeah. Sì, io lo So faccio geht das. spesso. Ah. E io sono un sacco amica delle borse dell'acqua calda. Ok, quasi pronto, vero? Yeah, fast. Ciao. Ciao. La prima parte è pronta. Stiamo facendo anche questa volta puntate perché se no sono troppi e non ci entrano dentro. A Ja, wir questo müssen ein bisschen improvisieren. sì, a questa cucina a vapore improvvisata. Weil du noch den Dings hast. Che detto? Weil du hast noch mal einen richtigen Einsatz. Sì, io ho la macchina per cucinare a vapore, però l'ho lasciata a casa. Nein, nicht nur das, auch das Sieb, das habe ich Ah, dir vorher sì, gegeben. il Das brauchst du cosino. jetzt eigentlich gar nicht mehr. Sì, infatti ti devo riportare il cosino. C'è anche un cosino che si apre e si chiude a ventaglio e che si può usare per cuocere a vapore. Originariamente Stefan me l'aveva dato, però poi a un certo punto è arrivata la macchina a vapore e quindi a quest'ora posso anche riportare il cosino. Ma ti posso dire una cosa, Stefan, sinceramente, secondo me funziona meglio questo che non il cosino fatto apposta. Ja, Really? Veramente? vielleicht. Dai, dai! Ja. Ed è pronto in tavola, fantasticamente. Questa è la prima tornata, fra un po' arriva la seconda tornata. Ma Stefan ha detto che lui stasera vuole un pochino di vino. Stefan, da dove hai tirato fuori sto vino? Che vino è questo? Stefan, parla forte Ah, perché. ok. Es ist ein Wein aus Südwestdeutschland und es ist ein Weißwein, ein Riesling. Riesling ist die bekannteste Traube aus Deutschland. Allora, Riesling è l'uva più famosa tedesca per fare il vino e questo è un vino che viene dal sud. West, an der Weinstraße. Ah ja,
Sì, viene dal sud della Germania, certo. Perché il sud della Germania ha alcune zone in cui si fa il vino ed è anche un vino buonino, è vero? E quindi buon appetito, e poi fra un po' ci rivediamo per vedere se Stefano è ubriachino, è Certo, vero? come sempre, sì. Vediamo com'è questo vino. Adesso tutti gli italiani qua. Oh, sortilegio, sacrilegio, non sortilegio. In Germania c'è il vino. No, non ci deve essere, c'è la birra in Germania, non il vino. Genau, aber vielleicht schmeckt unser Wein genau wie Bier. Ah, Stefan dice, forse il nostro vino ha un sapore di birra, chissà, è vero. Es gibt ja auch Chips, die nach Schinken schmecken. Ja, Also Stefan warum dice, nicht auch Wein se mit ci Chips? sono patatine che hanno il sapore di prosciutto, perché non ci può essere un video, no, un vino che sa di birra? Vabbè, Stefan, mangiamo? Bitte. Ciao, buon appetito. Buon appetito. Ciao. E siamo ancora qua. Perché Bescia. adesso è un tre quarti d'ora dopo che abbiamo mangiato il broccoli. E ci stiamo apprestando ad assaggiare una fettina di questo simpatico formaggino di capra. Ma giusto una fettina piccina piccina, perché dopo, Stefan, che vogliamo mangiare dopo? Tiramisù. Yeah, exactly. Prima. Tutto naturale. Sì, il tiramisù della moglie del signore italiano. Come si chiama la moglie del signore italiano? Non mi ricordo. Helge. È un ragazzo. Ah, scusa, Helga. Scusa, sì, è vero. Meno male. Sì, sarebbe stato un po' strano se il signor italiano avesse avuto come moglie Helge. Ah, che carino questo Sì. formaggino. Ah. Il rumore che si sente, che cos'è, Stefano? La mia pancia. Non è vero. Questo è un Pac-Man gigante, ovviamente. Stefano, non fare danni. Scusa. E anche questo povero formaggio, mettilo qua. Ma che odore! Come ho spostato il formaggio è venuta tutta una ventata di profumo. Oi. Grazie. Sì. Ma sediamoci, basta con questo video, va bene? È ora del bitterino? Sì, penso vorrei un bitterino. Adesso è notte, allora È abbiamo. notte? E quindi Boh, è è l'ora un... del bitterino. Ah, perché è un aperitivo? Abbiamo già mangiato un tiramisù, adesso Perché mangiamo anche l'altro che è qui dentro. mi ha sonst nichts zu tun. Sì, parlavamo di Jean Gabin qui. La grande illusione. Sì. Bitterino. Stefano, sono curiosa di sapere che pensi del bitterino. Anche tu sei un bitterino, lo sai alla fine. No. Anche io? E certo, perché sei piccolo Ah, ho pensato e because. sei bitter, Perché? Ma analcolico. ma non sei biondo, perché infatti il bitterino non è biondo. No. Ma neanche sono ginger. È la prima volta che c'è questa finestra qui aperta d'inverno, ma in winter. Che sapore ha? Bitter, aspro, Che detto? aspro, Aspro, ah, non avevo capito.
Non è giusto. Sì, è giusto. È rosso. Vabbè, ha un sapore aspro e rosso, ecco. L'intenditore mondiale di Italia ha detto che il bitterino ha un sapore aspro e rosso. E Stefano, il vino di prima era buono? Sì. Mi piace. E apriamo questo. Così è la versione vuota. E così è la versione piena. Yes. Ma devo dire, noi mangiamo questo tiramisù forse una volta ogni 6 mesi, ma anche una volta l'anno. E tutte le volte che mangiamo questo tiramisù facciamo anche un video. Sì, sempre. Infatti penso che in questo canale ci sono 4 video con 4 tiramisù. Che è successo? Die Leute denken, wir essen jeden Tag tiramisù. No. È rimasto tutto appiccicato qui. Yeah. E c'è la faccia comunque. Aber dann kann man sehen, wie es gemacht wird. Yeah, c'è una faccia come un fantasma. Yeah. Ok, e allora mangiamo. Ok. Questo è un fantasma? Un fantasma? Che mandalia. Boh. Dimmi, che vuoi dire? Se questo è un fantasma, poi? Dann kann ich den Pac-Man wieder aus dem Kühlschrank holen. Ah, puoi tirare fuori il Pac-Man dal frigo, la formaggetta. Sai dire la formaggetta? La formaggetta. Ok, mangiamo? Sì. E dopo basta. Basta. Ciao. Buonanotte. Buonanotte. Ciao.